È un'idea che mi frulla per la testa da un po' di tempo. E senti, ma non si parla di bisogno di migliorare il mondo, sì, miglioriamo il mondo, però tutto quanto non è semplice, ma sono l'idea che è utile anche cominciare dalle cose più reali, più vicine a noi, quindi cominciare dal mio quartiere, questo quartiere in cui io sono cresciuto, sono nato, e cominciare proprio dal parco, che è l'elemento che ci identifica proprio come appartenenti a questo quartiere. Metterci là insieme con qualche mio amico che sicuramente mi aiuterà in questa cosa, metterlo un po' a posto, ripulirlo, renderlo un po' migliore, ecco. Speriamo che qualcuno mi dia una mano. Ehi Barbara, ciao, come stai? Tutto bene? Ciao Riccardo. Oh, vale, ciao, come stai? Senti, ti ricordi che ti avevo raccontato qualcosa che volevo fare al parco? Ci sei sabato? No, neanche la mattina sei libero. Vabbè, pomeriggio, cioè io resto tutta la giornata, la mattina, non la mattina al pomeriggio. Dai, guarda, mi sbilancio, ti offro anche la colazione. Casomai ti venga a prendere il treno. Porta pure Ludovica. All'inizio arrivano dei nonni, sabato. Va bene, non ti preoccupare. Ciao, ciao, ciao. Niente, una volta che una persona ha un'idea creativa, innovativa, coinvolgente, nessuno ti spalleggia, nessuno ti aiuta, tutti quanti dicono no, non posso. Non buttarti giù. Perché, per esempio, non contattiamo qualcuno? Cioè, alla fine non basta solo l'idea, bisogna trovare un progetto che sia coinvolgente. Quindi potremmo magari contattare un ente o un'associazione, un'azienda del territorio e magari farci dare una mano da loro. Sai che hai ragione, mi sa che hai avuto proprio una bella idea. Va Va bene, allora ci organizziamo un giorno di bene. Va questi. bene, ok. Bene, grazie. Si ricorda? Molto piacere. Sono Si Vincenzo. accomodi, Ah, prego. grazie. Noi siamo un gruppo di amici, abbiamo avuto un'idea e vogliamo sviluppare questo progetto di riqualifica del nostro quartiere. Veniamo a bussare alla tua porta per chiedere aiuto. Sa, qui noi sicuramente possiamo aiutarvi dandovi una mano il giorno che intenderete fare questa pulizia del parco, sicuramente verranno tutti i nonni, verremo volentieri. Però noi ci siamo rivolti tempo fa per sistemare il nostro gioco di bocce a un assessore che ci ha dato una valida mano. Posso provare a metterla in contatto con questo assessore? Se mi lascia il recapito così. Sì. Ah, io sono Vincenzo. Sì. Allora, quindi l'associazione cosa ha detto? Allora, hanno detto che ci sostengono, ci aiutano, però non possono darci i soldi. Però la presidentessa, che è una persona molto in gamba, ci ha promesso un appuntamento con l'assessore. Dai, Infatti, adesso fantastico. stavo lavorando là con lo schemino che ho fatto in Word. Quello bisogna rivederlo, poi non so se tu hai qualche altra idea. Stavo pensando a una locandina, qualcosa del genere, una bella grafica, un po' di Beh, tu ce accattivante, la non so. fai, tanto so di noi, c'erano tanti compiti che Oh. Dai, vieni, prendo un attimo un'altra sedia, eh. I was into you, but now.
Buongiorno assessore. Buongiorno. Piacere, sono Vincenzo. Prego. Piacere, buongiorno. Prego, accomodatevi. Non so se la presidentessa dell'associazione di quartiere le ha parlato di noi. Sì, mi ha contattato, mi ha parlato di voi. In che cosa posso esservi utile? Siamo di qui per promuovere questo progetto. Se vuole, per spiegarne un pochino meglio, le facciamo vedere subito una presentazione su PowerPoint. È un'idea fatta apposta per creare una cittadinanza attiva e solidale. Bene. Un modo per avvicinare anche un po' la collettività dei cittadini, per stare un pomeriggio tutti insieme. Eh beh, certo, adesso è un po' degradato, Mi sembra che la vostra presentazione sia abbastanza esaustiva. Io ne terrò conto. Però per far questo voi capite bene che io ho bisogno da parte vostra che vi presentate quantomeno un fabbisogno di spesa in maniera da poter vedere poi, da poter trarre questi fondi dal nostro budget, perché chiaramente i fondi non sono, non è un pozzo di San Patrizio, insomma, sono sempre limitati il nostro malgrado. Comunque qualche cosa vedremo di poter fare. Sometimes I wanna take it from a little to a lot, and I am spinning in a circle like a dizzy little top, and I am calling all the people I'd forgotten about and trying to tell them that I figured it out, but it's a lie, and all the stupid things I say and do and never really stop when I should never have begun. I really ought to drop it, but it's faster when you don't even have time to stop and think about the things that you were saying. Allora, guarda, sono andato all'assessore, ha detto che ci può dare 500 euro. Però stavo vedendo un po' qui tutte le spese, i materiali, gli oggetti che ci servono. Insomma, siamo sui 630 euro. Se noi facessimo, preparassimo delle torte, una spesa di 20 euro, penso che riusciamo a fare tutto. Ah, mi metto 20 euro, ok. Quindi andiamo a 6,50. 500 ce li dà dal municipio, 150 euro, ok. 150 euro, con le dimensioni delle crostate dei ciambelloni si possono fare, metti 16 fette. A quanto li potremmo rivendere? Fammi fare un attimo due conti. Ok, perfetto. Allora, se queste 16, queste fette le vendiamo a 1,80 euro, ci dovremmo rientrare. Penso 1,80 euro per fare torte, una mano alle nonne la possiamo chiedere, sì. Ti pare che non ci danno una mano? Ciao Vincenzo! Oh, assessore! Come va? Bene, grazie! Anche lei è qui? Sì, ma non potevo mancare, guarda, il vostro progetto è veramente un progetto encomiabile.